Nella notte dei tempi, abitanti di Atlantide lasciarono la Terra ed andarono a colonizzare Marte. Questi sarebbero i resti della sfortunata spedizione finita tragicamente. Secondo alcuni esoteristi islamici, invece, a costruire la Sfinge di Marte, così è stato ribattezzato quel volto, sarebbe stato un personaggio biblico, Idris Enoch, lo stesso che secondo i commentari coranici avrebbe edificato la Grande Piramide. La fantasia corre e così lo scrittore viennese Walter Hein afferma che la Sfinge di Sidonia sarebbe l'esatta replica del volto della Sindone. Hein, oltre a riscontrare un'affinità fonetica fra Sidonia e Sindone, ritiene di scorgere sulla fronte del marziano i fori della corona di spine di Cristo. Ma al di là di tante speculazioni, restano alcuni dati di fatto, il mistero dei blocchi che compongono le misteriose piramidi marziane. Possibile che siano naturali? E poi c'è la complessa geometria tetraedica marziana scoperta da Hoagland. Tutte le costruzioni di Marte risultano difatti orientate per 19,560 gradi. Possibile si tratti solo di un caso? La stessa mano che ha ordinato i blocchi megalitici in Egitto e Turchia ha operato anche su Marte? Allora, in Egitto ci sono stato 4 volte, 2 volte a Luxor, 1 volta a Giza, e come ti dicevo prima, ho visto queste strutture gigantesche che non si spiegano. Nella Valle dei Re esistono 2 statue che si chiamano i giganti di Mnemon. Sono strutture monolitiche, cioè costruite tutte d'un pezzo, alte circa 20-30 metri e dal peso di 800 tonnellate. Queste strutture sarebbero state trasportate da un sito di cavatura distante circa 400 km a sud, cioè praticamente ad Abu Simbel. E la spiegazione ufficiale è stata che sarebbero state trasportate con delle zattere sul Nilo, però 800 tonnellate disposte su una zattera è un po' difficile pensare che possano riuscire a stare a galla su un pezzo di legno, per cui anche la stessa guida che mi ha cercato di dare questa spiegazione non sembrava molto convinta. Idem per il Tempio della Sfinge, ad esempio, che c'è a Giza, costruito con dei sistemi antisismici, con precisione ultramillimetrica, come le stesse piramidi. Io sono del parere, in base alle mie ricerche, che opere architettoniche di una caratura simile non è assolutamente possibile costruirle con tecniche manuali, e su questo ci sono diversi ricercatori che mi stanno dando ragione. Tutte queste costruzioni, questi massi, venivano realizzati e soprattutto trasportati in zone anche impervie con una facilità di trasporto che oggi, per quelle che sono le mie informazioni, sono difficili da realizzare, quindi non credo che con delle tecniche di trasporto primitive o comunque come quelle che noi conosciamo nell'antichità si possano realizzare queste costruzioni, a meno che non andiamo a pensare a costruzioni che sono state pensate in una generazione e realizzate 2 o 3 generazioni successivamente, ma questo è comune in tutte le costruzioni dell'antichità. L'esempio che mi viene, e comunque non spiegano alcune cose, l'esempio che recentemente ho esaminato è stato all'isola di Murano, vi è una cattedrale, la cattedrale dell'isola di Murano, vi sono dentro in questa cattedrale 6 gigantesche colonne. Si dice che sono state costruite all'inizio del Medioevo, in realtà poi il custode mi dice che sono colonne che erano già esistenti, sopra le quali o attorno alle quali è stato costruito una cattedrale, e di queste colonne come sia stato effettuato il loro trasporto non se ne sa nulla. Vi garantisco che sono più lunghe delle piramidi romane che io ho visto nei film o che recentemente mi è stato fatto vedere come le costruivano e che dimensioni.